Oggi prepariamo una zuppetta di pesce senza spine, quindi una cosa molto molto semplice da preparare, la possono fare tutti. Vediamo gli ingredienti più da vicino. Michele ci ha preparato il ranfatello calamare, praticamente già pulito. Ha tolto i calamari perché con i calamari faremo stasera una bellissima calamarata e anche quella sarà registrata. Però intanto il ranfatello li teniamo a casa. Poi dopodiché abbiamo preso due bei gamberoni e poi delle mazzancolle che sono state già pulite. Mi raccomando, nelle mazzancolle dovete togliere sempre quella parte nera, quella che chiamate il budellino, così evitate spiacevoli sorprese. Poche cozze, saranno proprio una ventina di cozze, non di più. Una ventina anche di vongole veraci. Un bel ciuffetto di prezzemolo, poi ci occorrerà del pomodorino dell'epomeo, perché qui troviamo soltanto il pomodorino dell'epomeo, che è un pomodorino fantastico, e io metto anche un pochettino di basilico, proprio nel sugo quando faccio aggiungo i pomodori. Per sfumare poi useremo del vino bianco dell'epomeo e poi chiaramente dell'ottimo olio d'oliva. Ci occorrono poi anche 3 spicchi d'aglio, che intanto sono messi già nella padella insieme a un po' di peperoncino. Iniziamo la ricetta. Quando l'olio è caldo abbiamo aggiunto l'aglio. Ora sembra tantissimo l'aglio, in realtà sono 3 spicchi d'aglio tagliati a fettine piccole 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 longitudinali e poi una bella punta di peperoncino che abbiamo diviso in tre. Stiamo aspettando semplicemente che l'aglio inizi a rosolare. La cosa più importante nella zuppetta di pesce sono i tempi di cottura dei nostri componenti. In questo caso noi abbiamo messo come prima cosa il ranfadel dei calamari. Faremo una prima scottatura in questo modo, poi aggiungeremo fra poco del vino bianco. I ranfadel andranno cotti per circa una ventina di minuti, altrimenti poi si intuiscono anche un quarto d'ora, non di più. Questa prima scottatura fate la fiamma abbastanza allegra, giratele in questo modo. Oh, quando i napoletani di calamara hanno cambiato colore, come potete vedere, stanno diventando rosa marroncino, mezzo bicchiere di vino bianco secco, questo è il vino bianco dell'Epomeo. Lo dobbiamo lasciare completamente evaporare, quindi facciamo sfumare. Profumo intensissimo, sempre così, andiamo avanti. Una cosa molto importante di queste zuppette è il sale, la salatura. Non avete fretta a salare, vedete un attimino come va e poi casomai aggiustate soltanto alla fine. Intanto il vino è sfumato e io aggiungo i pomodorini. Anche qui c'è chi fa la teoria della passata, vanno a buono così, non vi preoccupate. Aggiungete un po' di basilico tagliato a mano. Il basilico dà un buonissimo profumo. Ora aggiungiamo praticamente il nostro gamberone, poi le nostre mazzancolle sgusciate e pulite. Le lasciamo per un paio di minuti a insaporire così. La fiamma ora la alzo un po'. Quello che è importante in questa fase è vedere proprio il viraggio dei colori sia delle mazzancolle che dei gamberoni. I gamberoni devono diventare chiaramente quasi rosso acceso e le mazzancolle di un rosato spinto. Ci siamo quasi, tra poco aggiungeremo cozze
e vongole. Atto quasi finale e la cavà delle vongole e delle cozze, questa volta ingubriate, perché dobbiamo lasciare il tempo che si aprano. Ecco, le cozze sono aperte, hanno lasciato il loro brodetto, la salatura è praticamente perfetta, quindi non abbiamo aggiunto neanche un pizzico di sale, tutto è rimasto in equilibrio. Questo è buonissimo, questo sughetto qua a spugnare con la presella e la fine del mondo. Ecco, tra poco andiamo in tavola, eh? Tutto è pronto, una bella prezzemolata, quindi prezzemolo fresco, bella quantità. Ecco. E ora prepariamo il piatto di rosa. La zuppetta senza spine è pronta, uno spettacolo di colori e di sapori. Ecco, non dimenticare di servirvi o una bella fresella oppure un pochettino una bruschetta all'aglio, va più che bene. Guardate che bella sto gamberone, una delizia. Questa non aspetta altro che essere mangiata. Quindi a tutti io vi auguro buon appetito. Magnata villa. E questo è l'assaggio. Meravigliosa, buonissimo, speciale. Ah. Più che meraviglioso. E lo dice una veneta?